Si parla di termovalorizzatore, si individua sempre il mostro che emana polveri mortali, creando allarmismi probabilmente inutili. Il problema mio è opposto. È che mentre noi abbiamo espresso una disponibilità a realizzare un nostro piccolo impianto per rendere la città di Salerno autonoma, in realtà noi abbiamo poteri commissariali che ci dicono che bisogna fare una gara europea e che loro sono vincolati a un piano regionale che prevede 3 mega impianti. Io considero molto sospetta questa posizione. Non c'è nessuna persona ragionevole che possa condividere questa posizione. E questo deve farci pensare, perché vuol dire che ci sono altri interessi in campo. L'interesse principale non è quello di togliere i rifiuti, probabilmente è quello di realizzare mega impianti, perché quello forse è l'affare vero. Ieri il bando per il termovalorizzatore, dunque si procede a passo spedito. Ma so, non perderei più tempo perché credo che la gente ormai abbia metabolizzato, abbia digerito questi problemi La soluzione quella è. e sia pure infastidita da queste chiacchiere a ruota libera che continuiamo ad ascoltare sul termovalorizzatore. Ormai hanno compreso tutti quanti che l'unica cosa seria, civile, corretta e necessaria per la tutela dell'ambiente e della salute della gente. Quindi non... Madonna mia. Non c'è problema. L'università ha fatto la sua scelta sui siti che ha esaminato. Come era prevedibile, il sito individuato come più adatto è quello nella piana di Sardone. Quadriamo bene l'area più nello L'area è specifico. quella che è oltre il cementificio, diciamo la parte estrema del territorio salernitano, di fronte alla collina di Sardone, la piana di Sardone. Credo che sia doveroso per la regione impegnare fondi europei per realizzare interventi strutturali. Non ci sarebbe nemmeno da sottolinearlo questo, i fondi europei servono per questo. E questo deve farci pensare, perché vuol dire che ci sono altri interessi in campo. L'interesse principale non è quello di togliere i rifiuti, probabilmente è quello di realizzare mega impianti, perché quello forse è l'affare vero. Perché loro dicono che il popolo produce i rifiuti, però se noi anziché incenerire i rifiuti inceneriamo il popolo, i rifiuti non ci sono più. Hai capito?